clima che si presta perfettamente a un bel match di calcio. Cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Con me come sempre c'è Daniele Adani. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Partita che offre diversi spunti interessanti. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. Questo è l'11 mandato in campo per la sfida di oggi. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Vediamo la formazione iniziale del Verona. Squadra che ha nel pressing una delle sue armi principali, mi pare chiara l'intenzione di non far ragionare gli avversari. Tattica molto dispendiosa dal punto di vista fisico, che richiede una grande organizzazione. Non basta correre dietro gli avversari, se lo fai a caso, i lanci lunghi potrebbero anche trovare la difesa scoperta. Comincia così la partita. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Arriva subito un giallo, dovrà fare molta attenzione qui. L'adrenalina può fare brutti scherzi in questi casi, Pier. E dovrà controllarsi se non vuole lasciare la propria squadra in inferiorità. Conclusione che non ha preso il giro sperato. Aveva mirato il palo lungo, se avesse centrato lo specchio probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Faraoni. Juric è in buona posizione, subito smentiti, sfuma l'azione, può appoggiarla a un compagno. Intervento perfetto che evita guai. Verdi. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Fa su il pallone, fa ripartire l'azione. Ci mette il fisico. Metri Lellas per andare lungo l'out. Ha letto molto bene questo cross.
La calcia in profondità. Murabia. Serve il compagno in posizione interessante. Può calciare in porta da lì. Respinge la conclusione. La mette in area, interviene e allontana. Pallone scodellato. Pallone perso questo, possesso regalato. Buono l'intervento del difensore, palla in fallo laterale. Lazovic. Verdi. Juric. Non concede nulla all'attaccante. Occhio a Verdi. Entrata pulita e pallone recuperato dai 16 metri. Punta la porta. Possono passare in vantaggio. Gol, si sblocca il risultato. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. La messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Porta palla. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Taglia nel mezzo. Cross fermato dal difensore. Murabia. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. C'è spazio per la ripartenza. Occhio a Verdi, devono riposizionarsi alla svelta qui. Respinge il tiro. Si gioca per la norma del vantaggio. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. Attenzione, vediamo se c'è il provvedimento per il giocatore del Verona. Pallo che l'arbitro punisce con una semplice ammonizione verbale, senza cartellino.
respinge la barriera. Grande contrasto qui. Finisce qui la prima frazione, squadre che fanno rientro negli spogliatoi. Padre di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Lasagna. Riconquista un pallone importante. Efficace il pressing qui. Lasagna. Juric, portiere che si è fatto trovare pronto su questo tiro, ottimo il tuffo. Gran parata questa, Pier, gli ha negato un gol che sembrava fatto. Sceglie il breve. Tenta la conclusione, tiro murato. Nicolau. Palla verticale interessante. E c'è il gol. Portiere battuto ancora. Due reti di vantaggio adesso. Il replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. A tu per tu col numero uno avversario, rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Verdi. Lasagna. Faraoni. Lasagna. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Occhio al contropiede. Provano a sfruttare bene il campo. Perdono palla, niente ripartenza. Ecco Lasagna. Occhio qui, può far male alla difesa. Tiro respinto. Nessun dubbio, sarà rigore per il Verona. La direttrice di gara ha optato per la concessione del calcio di rigore senza cartellino, però sei d'accordo, Lele? Al suo posto avrei fatto lo stesso, il calcio di rigore mi sembra un provvedimento più che sufficiente. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Possono portarsi a meno uno se segnano. Palla in rete, si conferma infallibile dal dischetto. Rigore trasformato con grande sicurezza, lo possiamo apprezzare meglio da questo replay. Palla da una parte, portiere dall'altra, un classico, niente da dire.
Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Occhio all'avanzata. Va via la grande. Entra in scivolata sul pallone. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro, beh, che fosse rigore mi pare evidente. Perdono banalmente il pallone. Molte opzioni a disposizione. Senza problemi qui per la difesa. Ekdal. Kovalenko. C'è un'ottima rete di passaggio. A metri per andare. Palla in rete e secondo gol per lui quest'oggi, davvero implacabile. Grande fiuto del gol qui, nel posto giusto, al momento giusto, non si sbaglia. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Ruba bene palla all'avversario. Intervento fondamentale. Partono in contropiede. Entra in scivolata ed evita guai. Prova a girare la difesa. Prova col tocco là sotto. Palla in rete. Il pallonetto morbido, freddissimo sotto porta. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con un pallonetto morbido da pochi passi. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Può andare lungo sull'out a campo libero. Ekdal. Legge bene la traiettoria qui. Agudelo. Ekdal. Recuperano bene il pallone. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Può girarla. Prova a sorprendere il portiere. Il volo del portiere che si oppone a questo tentativo. C'è un cambio nell'Hellas. Va direttamente in area. Se la cava senza problemi. secondi, questa è l'entità del recupero. Suggerimento interessante tra le linee. Controlla e può avanzare verso la porta. L'ha tolta dalla porta qui. Occhio a Verdi. Palla in mezzo per Lasagna.
si continua a giocare. Eccolo qui il segnale di chiusura del match, successo della squadra di casa. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pier. Mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi, per la sua prestazione.